Di Luciferín es un proyecto de arte con luciérnagas. La finalidad del proyecto es crear un hábitat artificial en un espacio contaminado para que pueda acoger una población de luciérnagas y evidenciar el vínculo entre la materia inerte y la materia viva, que no solo generan una relación híbrida, sino que establecen el diálogo y la participación activa de la comunidad. Las luciérnagas pueden ser consideradas como indicador de un ecosistema intacto. El trabajo de renaturalización en sí es un proceso de carácter biotécnico que obedece a criterios biológicos específicos, como son una vegetación adecuada que permita la sobrevivencia de las larvas de las luciérnagas, la presencia de suficiente alimento para las larvas, caracoles, zonas protegidas y refugios para las larvas, así como espacios abiertos no iluminados para el vuelo nocturno de las luciérnagas. El proceso de renaturalización puede durar según las circunstancias de 4 a 6 años. Es recién en este momento que empieza la fase de interacción entre la obra de arte y las luciérnagas. De acuerdo con los biólogos que acompañan el proyecto, se ha considerado que por razones bioéticas no es razonable implantar en el terreno renaturalizado artificialmente huevos o larvas de luciérnagas, sino intentar atraerlas mediante unas intervenciones lumínicas. En experimentos de observación de las especies Luchola italica y Lamprohiza splendidula, se ha podido constatar que éstas responden a la presencia de diodos luminosos verdes de baja intensidad, cuya luminosidad es muy similar a la de estas luciérnagas, de 538 a 584 nanómetros. Con un proyecto de monitoreo en colaboración con escuelas y de la comunidad, se pudo constatar que en las inmediaciones de los espacios por renaturalizar existen poblaciones de luciérnagas. Gracias a este trabajo de monitoreo, se ha logrado mapear zonas con poblaciones de luciérnagas, invitando a la población a visitarlas e informar en caso de descubrir nuevas. En el reciente proyecto de la Fireflies Factory en el Verein Symposium Lindabrunn, en las afueras de la ciudad de Viena, se concretizó el pronóstico de los biólogos y las luciérnagas han inmigrado al hábitat artificial. En junio del 2010, la población pudo asistir al espectáculo de la danza nupcial de las luciérnagas.
Il fatto che abbiamo trovato un individuo femmina nella fascia fluviale, perifluviale del Po di Sì. Torino è significativo perché questa femmina sicuramente appartiene al genere lucivola. Poi si tratta di capire, perché non è ancora chiaro in realtà come classificare le specie italiane, per esempio la specie lucivola e lusitanica potrebbero essere in realtà non due specie distinte ma semplicemente due sottospecie. Però la presenza di questa femmina è significativa perché vuol dire che la popolazione che abbiamo monitorato, pur presente con un singolo individuo, perché purtroppo abbiamo dovuto monitorare a stagione inoltrata, vuol dire una cosa sola, e cioè che la popolazione è una popolazione stabile, perché se così non fosse, la femmina non sarebbe stata presente, in quanto la femmina di lucciola è molto poco mobile, al contrario dei maschi che possono disperdersi ed eventualmente colonizzare aree dove comunque poi la popolazione non riesce a stabilirsi in maniera, diciamo, definitiva, stabile. Qui siamo più o meno a che distanza Beh, qui dal siamo abbastanza PAV? vicini all'area del PAV e relativamente vicini al centro di Torino. L'impressione, osservando la mappa con le segnalazioni venute dalle scolaresche, è che ci sia la parte, se non sbaglio, ad est della città, con le segnalazioni più abbondanti, e il serbatoio naturale dovrebbe essere dato dai boschi della collina. Però il corridoio fluviale funziona come un corridoio ecologico che permette a questi animali di insinuarsi anche in aree verdi, pur se non troppo illuminate, sufficientemente vaste, all'interno del tessuto urbano. Quindi può essere che in futuro l'area PAU, una volta che la vegetazione abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente, se opportunamente collegata a queste aree con dei corridoi di verde, potrebbe anche in prospettiva ospitare una popolazione più o meno stabile, seppur non molto ricca perché la superficie naturalmente è abbastanza limitata. Il grosso problema è l'inquinamento luminoso, e anche nel corridoio perifluviale del Po un altro fattore limitante è dato dal fatto che l'urbanizzazione ha ristretto la vegetazione spontanea delle strisce abbastanza sottili, e quindi le aree di buio e di sottobosco sono abbastanza limitate Limitate. nell'estensione.